L'idea è quella di realizzare un posto dove persone con idee differenti, background differenti, storie differenti, età differenti possano interagire in un luogo che diventi metafora di tutta una serie di valori. Che ci può fare un orto nell'università dove studi giurisprudenza, scienze politiche, economia, a che serve? Poi un giorno ho provato proprio con le mie mani a lavorare nell'orto e ci sono stata anche una seconda volta, una terza volta, anche una quarta volta. Il lavorare, il contatto con la terra ti discosta un poco dall'idea che abbiamo noi, penso tutti, di lavoro, studiando qui in università, di studi sociali. Il corso è stato proposto dall'ufficio del personale. Ci è stata data una cassettina con la terra dove noi abbiamo piantato semi, piantine varie, peperoncini, basilico. E poi durante la settimana dovevamo essere noi costanti a cercare di innaffiare le piante per farle vivere. Ho seguito un po' come intruso, volevo per curiosità capire di cosa trattassi. Poi invece in realtà ho visto che era molto interessante, mi fa piacere che anche i colleghi sono stati molto, molto coinvolti da questa cosa, anche loro secondo me hanno preso un po' per gioco e invece poi erano interessati a raccogliere il pomodoro che hai messo tu, insomma. La difficoltà principale è stata farlo partire, nel senso che io a un certo punto mi sono sentito un po' un folle e mi rendevo conto che mi guardavano in maniera tutti quanti un po' strana, perché continuavo a ripetere che volevo togliere il prato per mettere un orto e allora la reazione era vabbè, vedrai che tra un po' gli passa. E invece all'orto poi è seguito il frutteto, al frutteto il vigneto, al vigneto l'uliveto, e abbiamo ritagliato all'interno del centro di una città così vivace come Roma una specie di, da una parte potrei dire quasi addirittura angolo di paradiso, e dall'altra una palestra a cielo aperto nella quale non si finisce di progettare. L'abbiamo scelto per la bellezza di avvicinarsi alla natura, ai tempi, pensare a questa tempistica così regolata dalla natura in maniera così perfetta, eccezionale. Penso che l'orto abbia una dimensione interessante anche dal punto di vista della didattica, perché permette agli studenti di avere una forma mentis diversa, di confrontarsi con l'idea che una volta piantato il seme di un investimento bisogna aspettare, bisogna coltivare quell'investimento, bisogna avere la pazienza di far crescere qualche cosa, che è una, come posso dire, mentalità che non è tipica, diciamo, di questi giorni e di questa era abbastanza veloce. Quello è uno spazio in cui si può ritrovare se stessi attraverso il contatto con la terra, il contatto con gli altri, il dialogo, scambi di esperienze di vita. Io ad esempio, che sto facendo uno stage, ho scelto di venire a lavorare qua per puro piacere personale, senza che nessuno mi costringesse a farlo. Sei tu che porti avanti il tuo progetto e sei tu che dai forma a qualcosa. Questo è bellissimo. La pazienza di aspettare e vedere crescere piano piano le cose è importante. Avere cura è alla base del successo probabilmente in molti campi e della possibilità di far crescere qualsiasi cosa. Un modo bello di interagire con il mondo e con gli altri.